a 70 kg per Thomas Madureri del center di Parma. Però ci sono già dei passaggi da parte dei tecnici delle varie società. Lo scorso settembre a Palermo la vittoria è andata ad Ettore Antonio Pilato della Hector Club con 195 kg di totale davanti a Paride Dragna e a Thomas Madureri, tutti e tre presenti a darsi battaglia anche quest'oggi. Dicevamo 73 kg per Madureri, 75 per Kailan, 80 per Di Maria e Dragna, 90 per Ettore Antonio Pilato. Ma intanto partiamo quindi con il primo tentativo. Stefano Zilli, 72 kg, parte molto bene con una bella alzata per l'atleta emiliano della Box Garage, classe 2008. Sono l'unico effettivo juniores è Thomas Madureri del 2005, poi ci sono quattro atleti under 17 e un esordiente under 15 che è Christian Di Maria, che è del 2010. Parte bene con i 72 kg, vediamo il passaggio da parte del tecnico emiliano, quanti chili chiederà per la seconda prova. Il prossimo atleta dovrebbe essere Marco Kailan della di Volpiano, CrossFit Volpiano, con 75 kg, poi Thomas Madureri con la stessa misura, passa Stefano Zilli, anche lui è 75, per cui effettivamente viene chiamato in pedana l'atleta piemontese, classe 2008, ad effettuare questo suo primo tentativo con i 75 kg caricati sul bilanciere. Andiamolo a vedere questo primo tentativo di strappo per il piemontese, che parte con una prima prova valida, leggero passettino in avanti per andare a recuperare il controllo del bilanciere, buoni questi 75 kg, ora stessa misura per l'altro atleta emiliano della Center Parma, Thomas Madureri. Due atleti emiliani in questa categoria fino a 55 kg. Passato già in prima prova dai 70 dichiarati in fase di iscrizione, 75 kg caricati adesso sul bilanciere, accosciata profondissima per Thomas, controllo molto bene del bilanciere che si ferma perfettamente sul baricentro del corpo, risale con estrema facilità per portarsi a casa questa prima misura per Thomas, che va comunque alle spalle di Kailan perché ha effettuato il sollevamento successivamente. Intanto bilanciere va a 76 kg per la seconda prova di Stefano Zilli, 78 ne ha chiesti Kailan per la sua seconda prova. Attendiamo il passaggio da parte di Madureri. Intanto si prepara Stefano Zilli per andare a cercare di migliorare 72 kg fatti nel primo tentativo con questi 76 kg. E va con un'altra bella alzata per l'atleta dello Sport Garage, 76 kg per lui, con una prova ancora per poter andare ulteriormente a migliorarsi. Allora, bilanciere va a 77 per Thomas Madureri, che passa, va a 78. Atteniamo il passaggio ovviamente da parte del tecnico della Sport Garage,
rispetto ai 77 kg che gli vengono assegnati ovviamente automaticamente dal programma di gestione gara. Zilli passa a 78 anche lui, per cui nel giro dei passaggi tutti e tre gli atleti sono a 78. Marco Kailan che dovrebbe salire in pedana, ma vediamo il tecnico del CrossFit Volpiano ad effettuare un passaggio, va a 79, poi viene chiamato Thomas Madureri, vediamo se ci sarà la risposta anche da parte del tecnico. No, Thomas dalla Center Parma viene mandato in pedana a tentare questi 78 kg dopo i 75 sollevati in prima prova. Misura che ha già fatto nell'edizione della finale dei campionati juniores dello scorso anno. Rito preparatorio, come vedete, molto tranquillo, e va ad effettuare una bella seconda prova per Thomas Madureri, 78 kg, ripeto, eguagliando quello che ha fatto lo scorso anno, e avrà ancora una possibilità per andare in terza prova ad andare a migliorare questi 78 kg. Stefano Zilli passa a 79, per cui con 79 kg in seconda prova è il piemontese Marco Kailan ad effettuare il suo secondo tentativo a cercare di migliorare i 75 kg sollevati in prima prova. Ancora leggermente in avanti come l'alzata precedente, recupera velocemente però il controllo di bilanciere ai piedi, quindi va con una seconda prova valida anche Marco a 79 kg, portandosi ovviamente momentaneamente in testa alla classifica. Mancano ancora tre atleti ad iniziare la gara, Dragna, Pilato e Di Maria. Automaticamente il bilanciere viene portato a 80 kg per Kailan. Madureri, dopo i 78 kg in terza prova, va a chiederne 80 anche lui, come 80 ne ha chiesti Zilli. Per cui dovrebbe iniziare la gara sia Pare De Dragna che Cristian Di Maria, entrambi avendo chiesto 80 kg per la loro prima prova di strappo. Ovviamente particolarmente interessante sarà la prova di Cristian Di Maria con gli 80 kg, perché è l'atleta più giovane, classe 2010, con Di Maria andiamo a vedere Pare De Dragna, pesistica Pordenone, che va bene, parte bene con questa prima prova ad 80 kg. Lo scorso anno era stato in grado di sollevarne 87, vedremo ora nelle alzate successive. Eccolo qua, Cristian Di Maria, che ha partecipato, già vestito la maglia azzurra nei campionati europei Youth Under 15 a Chisinau in Moldavia, dove ne ha sollevati 71 di strappo. Oggi parte già con la prima prova ad 80 kg per questo atleta dell'Ortobene di Nuoro, un talento assoluto per quello che riguarda il futuro della squadra. Splendidamente effettuata in modo pulito da parte di Cristian Di Maria, nessun minimo tentennamento, una solidità da parte esecutiva da parte di questo atleta del 2010 che parte bene con questi 80 kg. Ora bilanciere rimane a questi 80 perché sono in tre ancora che tentano questa misura, ma in terza prova
Il primo è Stefano Zilli della Sport Garage, a cercare di migliorare i 76 kg fatti in seconda prova. Due belle alzate per lui, però questa volta non riesce ad essere allo stesso modo fluido nell'effettuazione del movimento, anche in questo caso un pochettino rinunciatario, non ha tentato di completare al meglio l'alzata, di tentare di buttarsi sotto il bilanciere. Rimane 80 kg Thomas Madureri, l'altro atleta emiliano del Center Parma, a tentare anche lui gli 80 kg per migliorare i 78 kg sollevati in seconda prova. Anche per lui due splendide alzate a 75 e 78, vediamo se riuscirà con questi 80 kg a effettuare un'altra bella alzata dal punto di vista tecnico. Niente da fare, lui ci prova a buttarsi sotto il bilanciere, però salta un po' indietro con i piedi, e bilanciere che è decisamente fuori posizione per poter tentare la misura. Lui ci ha comunque provato a buttarsi sotto, credo si sia beccato anche un po' il bilanciere sulla capoccia. Abbiamo visto per un attimo Pietro Rocca, il tecnico della nazionale italiana, che probabilmente sta seguendo anche Cristian Di Maria, che è sicuramente uno dei grandi talenti per quello che riguarda il futuro della squadra italiana, un atleta che è il presente per quello che riguarda i settori giovanili, ma è sicuramente un atleta da tenere particolarmente in considerazione per il futuro della squadra italiana. Marco Cailan, 81 kg. Terza e ultima prova per lui, a cercare di migliorare quei 79 kg fatti molto bene in seconda prova. Bella questa! È la più bella delle tre, la più pesante, ma la più precisa rispetto ai 75-79, dove era rimasto leggermente avanti con il bilanciere, quindi passettino per recuperare. Questa volta non deve neanche andare a cercare il recupero, bilanciere che si ferma perfettamente sul baricentro del corpo, alzata molto bella, bravissima per l'atleta del CrossFit Bolpiano, atleta piemontese Marco Cailan, 81 kg. E ora attendiamo la risposta da parte di Cristian Di Maria e di Paride Dragna per quello che è la battaglia, la lotta presumibilmente per quello che riguarda il secondo e terzo gradino del podio di questa categoria fino a 55 kg, perlomeno per quello che riguarda l'esercizio di strappo. È pronto l'atleta sardo a tentare questi 84 kg e va con un'altra splendida alzata. Precisa, solo un leggero tentennamento in fase di incastro per prendere totalmente il controllo del bilanciere, e la risalita dalla cosciata con una facilità pazzesca per questo atleta Di Maria, peso corporeo 48,05, è il più leggero di tutto il lotto ovviamente di questa categoria fino a 55 kg, perché lui, essendo un esordiente under 15, c'è anche la categoria inferiore, quella dei 50 kg. Intanto va a Paride Dragna con una bella alzata. Questa prova sostituisce il tentativo di record classe under 15.
Cristian Di Maria detiene la categoria, detiene il record sia nella categoria under 49, in cui è perché 48,05 kg, ma nella 55 kg detiene il record di strappo con 85 kg Tommaso Protani. Quindi con questo 86 kg andrebbe a portargli via il record italiano di strappo, e va con un'altra splendida alzata pulitissima Cristian Di Maria, bravissimo, 86 kg record italiano portato via a Tommaso Protani, che lo fece nel 2021 in Polonia durante i campionati europei under 15. L'aveva già dato segnali Cristian Di Maria per quello che riguarda il suo grande talento, ma ancora una volta va a confermarsi davvero come uno dei più bei talenti per quello che riguarda la squadra italiana, tra i più giovani ovviamente, qui stiamo parlando ancora atleti della categoria esordienti. Ora bilanciere va a 88 kg, quindi Di Maria sicuramente è medaglia per quello che riguarda l'esercizio di strappo. Ora vediamo Paride che cerca di riprendersi la posizione nei confronti di Di Maria con questi 88 kg per l'atleta della pesistica Pordenone classe 2007. E anche Paride va con una gran bella alzata, 88 kg, si riprende la posizione nei confronti del giovanissimo atleta sardo, e ora inizia la gara in solitaria per Ettore Antonio Pilato, detentore del titolo italiano vinto lo scorso settembre a Palermo, dove fece 90 kg di strappo. Quest'oggi parte direttamente con questa misura di 90 kg per il suo primo tentativo di strappo. A vedere questo primo tentativo per l'atleta siciliano che parte e chiude bene questa sua prima prova. 90 kg va a portarsi ovviamente immediatamente in testa alla classifica con un vantaggio di 2 kg nei confronti di Paride Dragna, ma avrà ancora due alzate per poter andare ulteriormente a migliorarsi. Il record italiano juniores di quella categoria fino a 55 kg sono tutti e tre di Sergio Massidda, 109 di strappo, 135 di slancio, 244 kg di totale, tutti e tre fatti a Pattaya durante i mondiali del 2019. No, Sergio Massidda che è secondo nel ranking mondiale per quello che riguarda la qualificazione dei prossimi giochi olimpici di Parigi, quindi uno dei sicuri atleti che si porterà alta la bandiera italiana ai prossimi giochi olimpici. Ora attendiamo ovviamente l'ultima gara che sarà di qualificazione a Phuket in Thailandia. Ad inizio aprile, per andare a delineare quelle che saranno le ranking internazionali, quindi poi a stirare quelli che saranno gli atleti che andranno a presentarsi ai giochi olimpici di Parigi. Quindi speriamo davvero, oltre ovviamente a Sergio Massidda e Nino Pizzolato che sono posizionati molto bene in classifica, di vedere anche gli altri atleti italiani in lizza in questo momento per portarsi a casa il biglietto per Parigi. Intanto Pilato in seconda prova, 95 kg fatti ancora una volta molto bene, con una
grande determinazione e pulizia dal punto di vista del gesto tecnico. In pedana sempre Ettore Antonio Pilato. Due minuti di tempo per Pilato per tornare in pedana ed effettuare il suo terzo e ultimo tentativo. Il primo passaggio viene fatto, ricordiamo, entro i primi 30 secondi, chiesti i 97 kg, vediamo se andranno a chiedere ulteriori passaggi per questo terzo e ultimo tentativo della categoria fino a 55 kg per il primo esercizio, l'esercizio di strappo. Arriva l'ulteriore passaggio per Pilato che va a 100 kg per la sua terza e ultima prova. Già pronto Pilato per andare a effettuare questo suo terzo ultimo tentativo. 100 kg, le tre cifre, un limite importante per ogni atleta che si avvicina a questa misura. Ci prova, completa bene la fase della tirata, però Bilanciero che non riesce a seguire perfettamente il movimento dell'atleta, si allontana un pochettino dal corpo dell'atleta, non gli dà modo di poter tentare di buttarsi sotto. Ci ha provato, è giusto cominciare a tentare queste misure per questi giovani atleti. E ora passiamo, dopo questa prima parte di gara della 55 kg, andare a vedere invece la gara per quello che riguarda la 61 kg. Ci sono tre atleti che entrano con 70 kg, sono Lorenzo Lavezzi dell'Alex Club, Francesco Junior Parisi della Crossfire di Bari e Davide Cosimo Epifani della The Prison. Intanto c'è subito un passaggio per Lavezzi dell'Alex Club di Milano che passa a 75, per cui viene chiamato l'atleta pugliese della Crossfire di Bari, Francesco Junior Parisi, a salire in pedana. Anche in questo caso abbiamo quattro atleti junior, un under 17 che è Cristian Tassone e un esordiente under 15, Cosimo Davide Epifani. ...72 kg, perché è passato anche Epifani a 75, per cui è Parisi che inizia la gara di questa categoria fino a 61 kg con 72 kg caricati sul bilanciere. Parte con un'alzata altissima dal punto di vista dell'altezza del bilanciere in fase di incastro. Vediamo quanti chili chiederà per la seconda prova, sicuramente passerà 75 o oltre 75, per cui dovrebbe salire in pedana Lorenzo Lavezzi.
arriva il passaggio per il tecnico della Crossfire che passa a 76, per cui viene chiamato Lorenzo Lavezzi, atleta della Alex Club di Milano, che ricordiamo purtroppo la gravissima perdita che c'è stata non solo per l'Alex Club ma per tutta la pesistica italiana, per la federazione, per il ruolo che Alessandro Brunello aveva, per la sua grande capacità di coinvolgimento degli atleti, di partecipazione, di crescita. Ricordiamo, era responsabile del Centro Nord per quello che riguarda un progetto importantissimo per quello che riguarda la federazione italiana, che era proprio puntata ai settori giovanili. Parte bene Lorenzo, uno dei suoi atleti che è voluto essere presente comunque a questo campionato finale dei campionati italiani. Io ricordo per tutti gli amici di Alessandro Brunello che ci saranno il prossimo mercoledì funerali a Milano, trovate le indicazioni se volete sapere dove saranno sul sito della Federazione Italiana, e in questa giornata avremo modo di poter commemorare davvero una figura importantissima, ripeto, che purtroppo ci ha lasciato per un incidente stradale a Milano. E ripeto, davvero ancora sono quelle cose che davvero non riesce a metabolizzare, cioè io continuo a avere l'idea adesso di alzarmi e di andare in sala di riscaldamento e trovarmelo lì che parla con uno dei suoi atleti. Comunque, Cristian Tassone, primo tentativo, bilanciere a 75 kg per questo atleta dello Sport e Movimento. Parte bene anche lui con i 75 kg, bilanciere va a 76 per la prima prova del pugliese Davide Cosimo Epifani. Giovanissimo, come vi dicevo, classe 2009. E parte con questi 76 kg. Andiamolo a vedere questa sua prima prova. L'errore un po' precipitoso nella esecuzione del movimento a buttarsi sotto al bilanciere senza prima aver completato al meglio la fase della tirata. E allora sale in pedana, viene chiamato Francesco Parisi a cercare di migliorare i 72 kg fatti in prima prova. Vediamo se riuscirà ad essere davvero esplosivo come lo è stato con i 72 kg. Per lui questo problematica sulle le spalle andando in rotazione o cerca di tenere in protezione la spalla sinistra, perché rimane decisamente più avanti la spalla sinistra rispetto alla destra, per cui ha questa fase di incastro in rotazione evidente. Va comunque con questi 76, intanto Cristian Tassone viene chiamato in pedana per anche lui 76, ma ci sarà un passaggio sicuramente per l'atleta laziale che va a 80 kg, per cui viene chiamato l'atleta pugliese che passa a 77, per cui deve comunque salire in pedana Davide Cosimo Epifani dopo l'errore a 76 kg. 78 ne ha chiesti Nicotra, 90 per Tommaso Protani, che sarà l'ultimo atleta a salire in pedana. Allora, il giovanissimo classe 2009 Epifani
ci provo con i 77 dopo l'errore fatto a 76 kg, deve essere un pochettino meno precipitoso. Ancora l'errore, si arrabbia Epifani per questo errore, ancora a 77 kg. Avrà ancora una possibilità per andare a ritentare questa, questa misura. Gli vengono dati 2 minuti per l'atleta pugliese per cercare di ricaricare, trovare la giusta concentrazione per andare a ritentare questa misura con i 77 kg che ha appena sbagliato. Deve cercare di essere un pochettino più tranquillo e più preciso nell'effettuazione del, del movimento per avere la possibilità di potersi portare a casa questa misura. Eccolo qui, è già pronto a ritentare questi 77 kg. Importante perché ovviamente ricordo la necessità di effettuare almeno un'alzata valida di strappo e una di slancio per poter essere presente nella classifica del totale. E questa volta con un po' più di tranquillità e di precisione nell'esecuzione del gesto tecnico riesce a portarsi a casa questi 77 kg. E questo ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, vi conferma di come questa disciplina sia una disciplina altamente tecnica, soprattutto per quello che riguarda l'esercizio di strappo. Le capacità dal punto di vista di espressione di forza, e Epifani lo ha dimostrato adesso, è sicuramente dal punto di vista teorico capace di esprimere sicuramente molti più chili rispetto a questi 77 come capacità di forza esplosiva, ma tutto deve essere accompagnato da una corretta esecuzione dal punto di vista tecnico, altrimenti è impossibile riuscire a portare a casa questa misura. Ed è per questo che la disciplina della pesistica olimpica è una disciplina altamente tecnica. Tanto è già pronto, però parte con un errore. Mario Nicotra parte con un errore con questi 78 kg in prima prova. Per l'atleta del Cobra Kai. Avrà comunque ancora due possibilità per ritentare la misura. Dicevamo di quindi di come per poter trovare questa quantità elevatissima di chilogrammi rispetto al peso corporeo sia necessaria l'acquisizione da parte dell'atleta nel corso di anni di lavoro con un corretto supporto dal punto di vista tecnico, trovare il giusto movimento, la giusta tecnica esecutiva anche in base a quella che è la morfologia dell'atleta, perché ovviamente il tutto può essere adeguato ad un atleta a seconda ovviamente della sua morfologia. La capacità del tecnico è ovviamente quello di andare anche eventualmente a trovare quei piccoli accorgimenti che vadano ad una variazione rispetto a quello che è il canone classico del gesto tecnico, proprio per cercare di dare modo al proprio atleta di poter trovare il giusto modo di poter esprimere tutta la propria capacità. Intanto Mario Nicotra è già pronto, l'atleta della Cobra Kai di Caltanissetta, di andare a ritentare questi 78 kg sbagliati in prima prova. E come vedete, quello che dicevo in precedenza, di sicuro non sono cambiate le capacità dal punto di vista di espressione di forza
esplosiva da parte della, dell'atleta siciliano. Quella che è cambiata è la, l'esecuzione dal punto di vista tecnico. L'esecuzione tecnica non riguarda solamente la traiettoria, riguarda anche la giusta corretta distribuzione di, quelle che sono le velocità, perché ovviamente tutti gli amici che fanno pesistica olimpica sanno bene la differenziazione tra la fase di stacco, che è una fase transitoria, l'accelerazione che avviene sulla, coscia, quindi la massima velocità deve essere raggiunta nel momento in cui l'atleta trova la massima estensione, l'apertura di tutti gli angoli. In questo caso Parisi con qualche problemino sulla gamba sinistra. Non riesce a trovare la misura. Intanto viene chiamato in pedana Lorenzo Lavezzi dell'Alex Club a tentare di migliorare 75 kg fatti in prima prova con questi 79 kg caricati sul bilanciere. Pronto il Lombardo per partire con una altra alzata valida, 79 kg per lui ed una possibilità per andare ulteriormente a migliorarsi. Bilanciere che quindi va a 80 kg per Cristian Tassone, atleta under 17, classe 2007 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport e Movimento, che va con questo suo secondo tentativo a cercare di migliorare i 75 kg che è stato in grado di effettuare in prima prova. Leggero passettino in avanti, ma è molto veloce a risalire dalla cosciata e a portarsi a casa questi 80 kg. Non precisissimo dal punto di vista esecutivo, ma davvero molto veloce, molto determinato, che gli dà modo di portare a casa, portare a termine questa sua alzata. Con 80 kg attendiamo il passaggio, questa battaglia per quello che riguarda la seconda e la terza posizione del podio nell'esercizio di strappo, perché presumibilmente Tommaso Protari, che inizia la gara con 90 kg, si farà la sua gara in solitaria per quello che riguarda il titolo italiano. Tommaso Protani, l'unico presente rispetto agli atleti che si sono dati battaglia a Palermo lo scorso settembre, dove vinse l'atleta sardo Giampiero Ingrande davanti a Leandro Meli, terzo Tommaso Protani, che quest'oggi invece sembrerebbe avere le praterie aperte per portarsi a casa il titolo. Peccato per l'atleta dell'Alex Club, gli 82 kg sembravano portati a termine, ma il bilanciere era leggermente fuori posizione rispetto al baricentro del corpo e Lorenzo non è stato in grado di riprenderne il controllo per poter tentare di risalire dalla cosciata. Lo perde, quindi chiude con i 79 kg fatti in seconda prova. E ora vediamo cosa saranno in grado di fare Cristian Tassone e Mario Nicotra, che hanno ancora una possibilità, sono loro che si danno battaglia per quello che riguarda la medaglia d'argento, presumibilmente nell'esercizio di strappo.
Cristian Tassone, dopo gli 80 kg fatti in seconda prova, va a cercare gli 82 kg. Gli 80 kg in seconda prova sono stati abbastanza problematici. Vediamo se con 2 kg in più riuscirà ad essere più pulito. Niente da fare. Bianchieri rimane decisamente scarso dal punto di vista dell'altezza, ma scarso anche dal punto di vista della posizione, perché rimane decisamente avanti rispetto al baricentro del corpo, per cui chiude anche lui con gli 80 kg, si mantiene momentaneamente in prima posizione, per cui in prospettiva come medaglia d'argento. Vediamo cosa sarà in grado di fare Mario Nicotra della Cobra Kai, il siciliano di Caltanissetta, che va a tentare gli 84 kg in questa sua terza prova, proprio per cercare di mettersi al collo la medaglia d'argento nello strappo e ovviamente prendersi un vantaggio nei confronti di Lavezzi e Tassone da poter gestire poi nella prova di slancio. Bisogna però farli. Nicotra, che ha trovato 78 kg in seconda prova dopo averli sbagliati al primo tentativo. Per pochissimo, ma non riesce a rincastrare il bilanciere. Nicotra si ferma ai 78, per cui momentaneamente in terza posizione, teoricamente quindi fuori dal podio per quello che riguarda l'esercizio di strappo. E ora inizia la gara in solitaria di Tommaso Protani della pesistica Pordenone, classe 2006. Ed eccolo pronto il friulano Tommaso Protani. E parte con questi 90 kg fatti in estrema agilità. Protani aveva chiuso a settembre a 97 kg di strappo. Vediamo quest'oggi, dopo questi 90 kg fatti agevolmente, quanti chili andrà a chiedere per il secondo tentativo. Un primo passaggio lo porta a 95 kg. Vediamo se ci saranno ulteriori passaggi prima del suo secondo tentativo. Vedremo se sarà in grado di poter andare a migliorarsi rispetto a quei 97 kg fatti lo scorso settembre. Queste due alzate che andranno a chiudere la prova di strappo anche della categoria fino a 61 kg. Due minuti di tempo per l'atleta di Pordenone per ricaricare le batterie e tentare sua seconda prova. Intanto vediamo già affacciarsi alla pedana di gara Gigi Grando, il suo tecnico. Diciamo, questo grandissimo lavoro fatto dalla società di Pordenone nel reclutamento nei settori giovanili, nelle scuole, questa collaborazione con gli istituti scolastici che ha portato davvero la pesistica Pordenone ad essere una squadra che vince tantissimo in generale, ma soprattutto a livello giovanile riesce a sempre a portare a grandissimi talenti che vedremo nel corso della giornata, tra oggi e domani ovviamente. Intanto eccolo qua, è pronto Tommaso Protani ad andare a tentare questi 95 kg per il suo secondo tentativo. Fatti anche
più agevolmente rispetto ai 90 kg fatti in prima prova, e ora vediamo quanti chili andrà a chiedere per il terzo tentativo dopo questi 95 kg. Vedremo, sicuramente andrà a cercare di migliorarsi rispetto ai 97 kg fatti lo scorso settembre a Palermo. Infatti va già a 100 kg richiesti per la terza prova per Tommaso Protani. Partono i due minuti, ovviamente nel momento in cui gli addetti al caricamento hanno preparato adeguatamente il bilanciere per dare modo a Tommaso di ricaricare le batterie. Dicevamo, le parlavamo precedentemente sul discorso del caricamento, non solo dal punto di vista, diciamo, muscolare organico, ma soprattutto dal punto di vista nervoso, di come la capacità dal punto di vista neuromuscolare di andare a contrarre velocemente la muscolatura sia il fattore determinante per quello che riguarda l'espressione di forza esplosiva. E questo ovviamente la necessità è di avere perlomeno il tempo di poter ricaricare queste batterie dal punto di vista nervoso per potersi ripresentare in pedana ed essere ovviamente al massimo capace di poter esprimere questa particolare tipologia di forza che è la forza esplosiva. E qua ci prepariamo quindi per la terza e ultima prova di Tommaso Protani, 100 kg caricati sul bilanciere. E queste tre cifre sono sempre, dal punto di vista psicologico, che è un altro dei fattori fondamentali in una disciplina come la pesistica olimpica, sono quegli scogli che sono importanti da riuscire a superare. E va con una bellissima alzata, cosciata profonda, perfettamente traiettoria del bilanciere che si ferma perfettamente sul baricentro del corpo e si porta a casa quindi questi 100 kg, portandosi quindi con un grande vantaggio per quello che riguarda questa categoria fino a 61 kg. Passiamo la parola alla nostra Giulia, che è con il nostro presidente federale nonché segretario generale della Federazione Internazionale. E siamo in diretta con il nostro presidente Antonio Urso. Antonio, abbiamo appena iniziato questa giornata, la prima delle finali juniores, già ci sono visti dei bei numeri da questi ragazzi. Dal punto di vista tecnico abbiamo cominciato benissimo, se ragazzi giovanissimi riescono a imporsi con atleti più adulti significa che abbiamo un bel bacino, è un bacino interessante, talentuoso e quindi questo è il lavoro che una federazione importante e seria deve fare, e ci stiamo provando, ci stiamo portando di portarlo avanti. Abbiamo iniziato con le categorie più basse, le piccoline. La 45 femminile, per esempio, ha visto in pedana ragazze di 13 anni andare anche sul podio, quindi un vivaio veramente importante. Questo è frutto di un lavoro che abbiamo fatto ormai da anni nei giovani, ma non abbiamo fatto solo un lavoro di selezione, perché sarebbe stato un lavoro prettamente numerico, quantitativo. Abbiamo cercato di fare un lavoro qualitativo, e la qualità non sta semplicemente nel cercare di allenarli meglio, ma nel capire come allenarli meglio, che è stata la vera grande sfida, perché purtroppo il passato non ci ha aiutato, in maniera particolare con i giovani, perché ci ha sempre detto che la forza e i giovani erano incompatibili, invece il passato si è sbagliato abbondantemente e oggi stiamo cercando di recuperare, quindi questa grande sfida che porta questi risultati positivi mi fa veramente piacere. Perché quest'anno ci sono le Olimpiadi di Parigi, però noi guardiamo oltre, guardiamo a Los Angeles, guardiamo avanti e il vivaio pullula. Diciamo che Parigi è già passato per noi, quindi dal punto di vista organizzativo una federazione si preoccupa di Los Angeles, dove già abbiamo strutturato tutta una serie di atleti che sono in preparazione per, e ovviamente questi tredicenni per il 2032 saranno pronti per poter fare grandi cose. Giornate sicuramente molto belle, molto emozionanti, c'è anche una mancanza, ahimè, in questi giorni. Purtroppo, sai, quando devi ricordarti di persone giovani che non ci sono più, e che il vero dramma è che non sai darti una spiegazione, non te la sai dare tu, non te la può dare nessuno, non te la danno nella filosofia, nelle religioni, non c'è spiegazione, quindi accettare qualcosa per l'umano che non ha spiegazione è sempre molto complicato, per cui
Sentiremo ovviamente la mancanza di Alessandro perché è stato straordinariamente vivo, vitale per questa federazione, ha sempre spinto tutti a dare il massimo, così come faceva lui. Ovviamente ci mancherà, tanto dal punto di vista personale, per l'affetto che nutrivo per lui. Veramente sono dispiaciuto per la sua famiglia, per quello che bisogna in qualche maniera tentare di portare avanti come se la vita fosse la stessa di prima. Non posso che abbracciarli a nome di tutta la FIPE e dire che noi ci siamo sempre. Noi gli rendiamo omaggio oggi sollevando chili con i suoi ragazzi che saliranno in pedana. Grazie mille, grazie. Bene, siamo pronti per ricominciare. Il bilanciere è stato caricato con 85 kg. In pedana Marco Caelean, prima prova. Rientriamo quindi con l'inizio della gara per quello che riguarda l'esercizio di slancio ed ovviamente ripartiamo dalla categoria fino a 55 kg con il bilanciere che parte da 85 kg chiesti da Marco Caelean del CrossFit Volpiano, il piemontese. Vediamo se ci sono dei passaggi rispetto agli 85 kg, 88 kg li ha chiesti Stefano Zili della Sport Garage, 90 kg per Thomas Madureri e Pari De Dragna, 95 Cristian Di Maria, il talentuoso atleta della Ortobene. Ultimo a salire in pedana sarà Ettore Antonio Pilato che ne ha chiesti 110 kg. Intanto il piemontese Caelean ne chiede 89 di kg, per cui viene chiamato l'emiliano della Sport Garage Stefano Zilli che ne ha chiesti 88 kg, ma c'è un passaggio anche per quello che riguarda l'atleta emiliano che passa a 91 kg, per cui la palla, o meglio il bilanciere, torna a Marco Caelean che sale in pedana con gli 89 kg, passa a 90, per cui il friulano Pari De Dragna con 90 kg ma con un pettorale più basso ad essere chiamato in pedana per la prima prova di slancio con questi 90 kg. Bilanciere pronto. Dragna che lo scorso campionato juniores aveva chiuso con 100 kg di slancio.
ulteriore passaggio. Parte con questi 90 kg, ma c'è un passaggio anche per Dragna che passa 105 kg. E alla fine, nel giro di tutti questi passaggi, si ritorna con Marco Cailan, l'atleta di CrossFit Volpiano, classe 2008, ad effettuare il suo primo tentativo di slancio con il bilanciere caricato a 90 kg. Girata, bella, facile. E anche la spinta, bella potente. Bravo Marco, bella alzata, 90 kg per lui. Ottima la partenza per il piemontese. Thomas Madureri, l'emiliano della Center Parma, passa 95 kg. Ora attendiamo anche il passaggio da parte del piemontese. Stefano Zilli passa 94. Attendiamo appunto il passaggio dell'atleta del CrossFit Volpiano. Allora, alla fine del giro dei passaggi è l'atleta della Sport Garage di Bologna, Stefano Zilli, classe 2008, che inizia la sua gara con 94 kg caricati sul bilanciere. Sono a 95 Madureri di Maria e anche Cailan in seconda prova. Buona, facile la girata. Una spinta in accosciata con un leggero tentennamento sul gomito destro. La valutazione da parte dei giudici, tutto buono. 94 kg. Qualche problemino sicuramente nella spinta, mentre molto più facile la girata. Anche in questo caso dimostra, come abbastanza frequentemente vediamo, di come un atleta sia in grado di poter fare al meglio una delle due parti dell'esercizio. Atleti che sono in grado di girare una quantità enorme di chili, sono invece in difficoltà poi nel riuscire a spingerli. Invece altri atleti che sono in difficoltà a girare sarebbero in grado di spingere decisamente di più rispetto a quello che sono in grado di girare. Passaggio per Di Maria che va a 96, per cui con 95 kg in prima prova è Thomas Madureri della Center Parma ad effettuare questo suo primo tentativo di slancio, lui che ha chiuso in quinta posizione nello strappo con i 78 kg sollevati in seconda prova. Girata buona per Thomas, vediamolo nella spinta. La spinta invece non riesce, ha sofferto troppo nella girata, lo vedete anche dall'atteggiamento da parte dell'atleta parmense. Nella girata una delle problematiche è nel momento in cui si appoggia sulle spalle, nel momento in cui il bilanciere non rimane ben appoggiato sul deltoide, sulla muscolatura, ma va un po' a comprimere sul collo, sulle arterie carotidee. Questo porta ovviamente l'atleta a perdere un po' di presenza, quindi capacità di poter poi andare ad esprimersi. Intanto Marco Cailan, 95 kg dopo la prima prova molto bella fatta a 90 kg, girata ancora davvero solida.
nella spinta, però perde un attimino il tempo, non riesce a trovare l'incastro. Peccato, più subito le indicazioni da parte del tecnico. Peccato, perché anche la spinta è sembrata sufficientemente alta per poter tentare l'incastro, però è rimasto poco deciso nel andare a trovare l'iperestensione dei gomiti. Avrà ancora modo di poter ritentare questa misura. Intanto 95 kg rimangono sul bilanciere per Thomas Madureri in seconda prova, sempre con i 95 kg che ha sbagliato in prima prova. Deve cercare ovviamente di trovare un miglior posizionamento del bilanciere sulle spalle, proprio per evitare che ci sia questa compressione sul collo nel momento in cui va a risalire dalla cosciata. La girata è buona. E questa volta, come vedete, non avendo il problema dell'appoggio del bilanciere, è riuscito ad effettuare una buona spinta. Il bilanciere è ancora 95 kg in pedana Marco Cailean, terza prova. C'è il passaggio. Il bilanciere a kilogrammi 96 in pedana Cristian Di Maria, prima prova. Allora, Sali Pedana, il giovanissimo atleta della Ortobene, classe 2010, Cristian Di Maria, grandissimo talento, parte con 96 kg caricati sul bilanciere per la sua prima prova di slancio. Girata bella, con qualche difficoltà nel risalire dalla cosciata, ma la spinta potentissima per l'atleta sardo. Cristian Di Maria parte molto bene con i 96 kg. Cristian Di Maria, che aveva chiuso a luglio ai campionati europei Youth Under 15 a Chisinau in Moldavia con 87 kg di slancio, che gli sono valsi la quinta posizione. Quest'oggi parte con 96 kg. Ultima possibilità per Marco Cailan di migliorare i 90 kg fatti in prima prova. Dopo l'errore in seconda prova con i 95 kg, va a tentare 96 kg. La girata, l'errore anche per Marco di pensare troppo alla spinta, dove ha trovato l'errore precedentemente, va a saltare un po' indietro con i piedi, quindi a trovarsi fuori posizione nel momento dell'incastro della girata, e quindi non avere modo di poter risalire dalla cosciata. Peccato per Marco, si ferma ai 90 kg e 171 kg di totale. Il lanciere sale a 97 kg per Stefano Zilli della Sport Garage, per il suo secondo tentativo a cercare di migliorare i 94 kg effettuati in prima prova. Gli cade addosso il bilanciere, l'errore proprio dal punto di vista tecnico esecutivo per Stefano, che invece di girare sotto al bilanciere va in una cosciata profondissima, il bilanciere dall'alto gli cade addosso, e ovviamente l'errore nel non riuscire poi a controllare questo bilanciere. Peccato
per Stefano Zilli, perché ricordiamo, atleti, nel caso di Zilli, peso corporeo di 55 kg, un bilanciere di 97 kg che ti cade addosso dall'alto verso il basso, capite bene che è davvero molto difficile. Il discorso è che quando si riesce a far arrivare il bilanciere così alto, bisogna sempre comunque pensare a girarci sotto al bilanciere e non a buttarsi in buca e aspettare che il bilanciere ti cada addosso. L'intento e la sensibilità che bisogna avere è proprio quella di sentire a quale altezza il bilanciere è arrivato e a quel punto scendere in accosciata quanto necessario per effettuare questo movimento di girata, quindi di girare sotto al bilanciere. Pari de Dragna, primo tentativo, bilanciere a 98 kg. Girata buona e facile, e anche la spinta, bel recupero dei piedi per Paride della pesistica Pordenone, parte molto bene con questi 98 kg. Parte bene con i 98, a settembre si era fermato a 100 kg di slancio, ora ha due calzate per andare a cercare anche di migliorarsi rispetto a quanto fatto a settembre. Ora vediamo quanto chiede Dragna, ne chiede 101 kg, per cui con 100 kg in sequenza saranno Cristian Di Maria, Thomas Madureri e Stefano Zilli, mentre Pilato partirà in solitaria anche per quello che riguarda l'esercizio di slancio, avendo chiesto 110 kg per il suo primo tentativo. Cristian Di Maria passa a 101, per cui viene chiamato Thomas Madureri a cercare di migliorare i 95 kg fatti in seconda prova con i 100 kg caricati sul bilanciere. La concentrazione, questo rito preparatorio che ovviamente è molto personale per ogni atleta al suo, lui cerca di trovare, di saggiare le impugnature, di trovare la giusta concentrazione prima di partire. La girata è molto buona, vediamo se soffre il bilanciere, la spinta è leggermente avanti ma recupera velocemente i piedi per l'atleta emiliano, la prova è valida. Questi 100 kg che lo portano momentaneamente in prima posizione per quello che riguarda il singolo esercizio di slancio, e a 178 kg di totale. Allora, bilanciere sale a 101 kg, in seconda prova Cristian Di Maria e successivamente Pare De Dragna. E poi in terza prova anche Stefano Zilli ne ha chiesti questi 101 kg. Ed eccolo qua il giovanissimo Cristian Di Maria, accompagnato dai tecnici della nazionale. Parte con un'ottima girata, ancora molto buona, qualche tentennamento nel riuscire a trovare la posizione, la spinta è ancora molto buona per Cristian, 101 kg. Bravissimo Cristian, pensate, ripeto, a luglio dello scorso anno si era fermato a 87 kg.
ai campionati europei Youth Under 15. Quest'oggi a 101 kg è ancora una possibilità per andare ulteriormente a migliorarsi. Talento puro per questo atleta della Ortobene di Nuoro, classe 2010. Stefano Zilli va anche lui con i 101 kg, ma in terza prova, dopo che ha sbagliato i 97 kg. Oh, ancora in questo caso, stesso errore fatto in precedenza. Non è un problema di altezza del bilanciere, ma è proprio un problema dal punto di vista tecnico-esecutivo, con il suo errore di subire questa caduta del bilanciere sulle spalle, che lo va decisamente a schiacciare, quindi non riesce a reagire e a portare a casa l'alzata. Peccato davvero che, perlomeno per quello che riguarda la girata, è sicuramente in grado di poter portare a casa. Pari dei Dragna, pesistica Pordenone, 103 kg caricati sul bilanciere per lui. In seconda prova cercare di migliorare i 98 kg fatti in prima prova. Per lui, 3 kg in più rispetto a quello che ha fatto lo scorso anno, sempre nella finale dei campionati italiani junior. Bella la spinta, ottima esecuzione, ottimo movimento per Pari dei Dragna, che si porta a casa questi 103 kg che lo portano momentaneamente in testa alla classifica per quello che riguarda lo slancio e il totale. Ha un vantaggio di 4 kg rispetto a Cristian Di Maria, che ha chiesto 104 kg per il suo terzo e ultimo tentativo, in attesa poi di vedere la gara in solitaria per l'atleta dell'Hector Club di Caltanissetta e Torre Antonio Pilato, che inizierà con i 110 kg caricati sul bilanciere. Intanto è pronto, accompagnato da Sebastiano Corbo, il nostro direttore tecnico della nazionale italiana, ad effettuare questo suo terzo e ultimo tentativo di slancio con i 104 kg caricati sul bilanciere. Che andrebbe ad eguagliare il record italiano under 15. Però c'è l'errore nella spinta per Christian, che però ha cominciato a assaggiare questa misura, si prende il bacio da parte di Sebastiano. E allora bilanciere va a 110 kg perché gli ha chieste Pari dei Dragna, per cui in prima prova dovrebbe iniziare la gara Ettore Antonio Pilato, prima di vedere l'ultima prova di Paride della pesistica Pordenone. Con questi 110 kg Pilato si metterebbe decisamente al sicuro per quello che riguarda il titolo italiano, proprio perché ha un vantaggio di ben 7 kg rispetto a Pari dei Dragna dopo l'esercizio di strappo. Lo scorso anno chiuse con 105 kg di slancio Ettore Antonio Pilato, lo scorso settembre. Oggi parte con 110 kg caricati sul bilanciere. Girata estremamente bella e facile. E c'è anche la spinta ottima da parte di Paride. Chiude bene con questi 110 kg.
pedana, Maride Dragna, terza prova. Dragna in pedana. E ora l'ultima alzata per l'atleta friulano che va a tentare anche lui 110 kg in terza prova, a cercare di migliorare i 103 kg già fatti al secondo tentativo. Quei 103 kg già si è migliorato di 3 kg rispetto allo scorso settembre, andrebbe ulteriormente a migliorarsi ovviamente con questi 110 kg.110 kg anche per Paride Dragna, poi in difficoltà nella fase della girata anche lui, un po' questo errore di farsi cadere addosso il bilanciere, però poi riesce a ritrovare l'assetto ed effettuare la spinta in modo ottimale portandosi a casa la misura. E allora bilanciere sale a 112 kg per la seconda prova di Ettore Antonio Pilato, che comunque è già medaglia d'oro sia per quello che riguarda lo strappo, lo slancio ed il totale, e ora farà gara a sé per vedere solamente quelli che sono i propri limiti. Alla fine va con i 115 kg. Per il suo secondo tentativo. Il piacere pronto, Pilato in pedana. È pronto l'atleta dell'Hector Club di Caltanissetta a tentare questi 115 kg. Con qualche tentennamento ma riesce a portare a termine la girata, vediamolo ora nella spinta. Bravissimo, bravissimo Pilato, una girata in difficoltà, quindi utilizza molte energie nel riuscire a risalire dalla girata, ma poi riesce ad essere davvero molto preciso nell'effettuazione della spinta, una divaricata sagittale bella profonda, ma essendo così preciso nell'incastrare il bilanciere perfettamente sul baricentro del corpo, ha modo di poter recuperare in modo ottimale, perfetto il recupero dei piedi, mezzo passo avanti, mezzo passo dietro, e portare a casa questi 115 kg che sono 10 kg in più rispetto a quanto ha fatto a settembre a Palermo. Quindi davvero bravo, e ora ancora una alzata da poter effettuare, va a chiederne 118 per la sua terza e ultima prova. Ancora 50 secondi a disposizione per il siciliano per presentarsi in pedale, andare a tentare questo ulteriore miglioramento, andando a 118 kg.
Questa volta non riesce a risalire dalla girata con questi 118 kg, ma complimenti davvero a Pilato, che va a vincere questo titolo italiano della categoria fino a 55 kg. E ora siamo già passati per quello che riguarda le classifiche alla categoria fino a 61 kg. Per la seconda parte di gara nella 61 kg il primo a salire in pedano dovrebbe essere Lorenzo Lavezzi dell'Alex Club di Milano con 90 kg sul bilanciere, stessa misura per Epifani e Parisi, 95 per Tassone e Nicotra e poi Tommaso Protani in tranquillità andrà ad effettuare il primo tentativo con 115 kg. Parte bene Lorenzo Lavezzi dell'Alex Club con questi 90 kg, bilanciere rimane alla stessa misura per Parisi che però passa adesso a 92, attendiamo il passaggio da parte del tecnico dell'Alex Club di Milano ed è davvero mi si stringe il cuore ogni volta che nomino questa società perché mi aspetto sempre che ad effettuare questi passaggi sia Alessandro Brunello, che purtroppo non potrà più essere con noi, ma in qualche modo ogni volta che si parlerà dell'Alex Club nella nostra mente ci sarà sempre Alessandro. Allora Lavezzi passa a 95, Parisi allora in pedana con 92 kg. La prova non viene data valida proprio perché l'atleta nel momento in cui ha effettuato la spinta non ha tenuto la posizione e il bilanciere con il recupero della posizione corretta dei piedi, ma lo ha lasciato subito andare, a misura che sicuramente è in grado di fare, ma anche per lui l'errore nell'effettuazione della girata con il bilanciere che gli è caduto decisamente addosso. Ci riproverà Parisi, infatti dovrà tornare sempre lui in pedana a ritentare questi 92 kg perché Lavezzi è passato a 95, misura chiesta da Tassone, Nicotra e Epifani. Quindi bisognerà attendere i due minuti a disposizione per l'atleta della Crossfire di Bari, classe 2005, per andare a ritentare questa misura di 92 kg. Abbiamo visto diversi atleti che commettono questo errore esecutivo nell'effettuazione della girata con il bilanciere che cade addosso all'atleta invece di essere l'atleta che gira sotto al bilanciere.
È pronto intanto Francesco Junior Parisi a ritentare i 92 kg. Avere una maggiore tranquillità nell'effettuazione del movimento. Vediamolo ora nella spinta. Qualche problema per Parisi a riuscire a tenere la posizione, a recuperare i piedi, a tenere la posizione quel tempo sufficiente per poter dare da parte dei giudici l'ok per l'abbassamento del bilanciere. Allora diamo il passaggio ora da parte del tecnico pugliese, quanti chili chiederà per Parisi. Dopo i 92 kg passa a 98 kg per Parisi, per cui il bilanciere rimane a 95 kg per Cristian Tassone. Tassone che si è messo al collo la medaglia d'argento nel singolo di esercizio di strappo con 80 kg, parte con questi 95 kg. Parte bene Tassone con questi 95 kg, portandosi ovviamente in testa la classifica con i 175 kg di totale. Ora vediamo Epifani, anche lui ha chiesto la stessa misura di 95 kg per la sua prima prova. Epifani il più giovane di questa categoria fino a 61 kg, classe 2009. Buona prova per il giovane atleta della società The Prison. E allora bilanciere rimane a 95 kg per la seconda prova dell'atleta della Alex Club di Milano. Per il suo secondo tentativo a tentare i 95 kg dopo i 90 kg fatti in prima prova. Molto buona la girata, bella dal punto di vista tecnico. Bilanciere che rimane sempre vicinissimo al corpo dell'atleta. Buona anche la spinta per Lorenzo Lavezzi, 95 kg che la portano a 174 kg di totale alle spalle e per un chilo a Cristian Tassone in questo momento in classifica. Allora, bilanciere è a 96 kg, ma ci sarà un passaggio sicuramente, infatti Tassone passa a 100 kg, Epifani dopo i 95 kg anche lui sicuramente andrà ad un passaggio, va a 98 kg. Attendiamo ora il passaggio anche da parte del tecnico dell'Alex Club di Milano, dopo i 95 kg ne chiede 98 anche per Lavezzi, per cui con 98 kg in seconda prova dovrebbe salire pedana Davide Cosimo Epifani.
a cercare di migliorare i 95 kg, ma c'è un passaggio per l'atleta pugliese. E allora bilanciere con 98 kg, ma in terza prova viene chiamato Francesco Junior Parisi. Altro atleta pugliese, ma della Crossfire di Bari. Va con una buona alzata ancora a Parisi, con i 98 kg chiude anche lui a 174 kg di totale, come Lavezzi, anche se Lavezzi ha ancora una possibilità per poterli andare a migliorare. E allora bilanciere va a 100 kg per Mario Nicotra, il suo primo tentativo. Nicotra ha chiuso in quarta posizione lo strappo, va a cercare ovviamente con questi 100 kg di andare a recuperare posizioni per dare battaglia per quello che riguarda il secondo e terzo gradino del podio, per quello che riguarda il totale, quindi il titolo italiano di questa categoria fino a 61 kg. È pronto l'atleta della Cobra Kai di Caltanissetta con questi 100 kg. Virata è buona, ma non riesce nella effettuazione della spinta. Errore con questi 100 kg, ma avrà ancora due possibilità per poter andare a ritentare questa misura. Intanto in seconda prova è Cristian Tassone. Della Sport in Movimento. Ad effettuare il suo secondo tentativo con 100 kg dopo i 95 kg fatti in prima prova. Girata praticamente in piedi senza dover necessariamente cercare una accosciata. E c'è anche la spinta per Tassone, 100 kg per lui, quindi va a consolidare questa sua prima posizione momentanea con 180 kg di totale. Quindi Tassone, dopo l'argento nella prova di strappo, cerca di andare a consolidare anche un argento per quello che riguarda lo slancio ed il totale, mentre ora vediamo Epifani che dopo i 95 kg fatti in prima prova va a cercare anche lui i 100 kg, questo suo secondo tentativo. Buona la girata, ma non preciso nell'effettuazione della spinta, un bilanciere che rimane decisamente spostato verso la parte posteriore dell'atleta, del baricentro dell'atleta, non consente quindi al giovanissimo atleta del 2009 di poter tentare di effettuare l'incastro. Intanto bilanciere rimane a 100 kg per la terza prova di Lorenzo Lavezzi della Alex Club di Milano a chiudere la sua gara, a cercare di migliorare i 174 kg di totale, che in questo momento lo vedono momentaneamente in seconda posizione in classifica. Girata molto buona per Lavezzi,
Vediamo l'ora nella spinta, dove è sembrata un po' un pochettino più problematica anche con i 95 kg. Spinta inaccosciata con il bilanciere che non ferma la sua corsa sul baricentro del corpo, rimane decisamente avanti, per cui non consente all'atleta di poter cercare di portare a termine positivamente questa alzata. Peccato quindi l'errore per Lavezzi, che chiude con 95 kg di slancio e 174 kg di totale. Bilanciere ora per Tassone va a 102 kg, per cui viene chiamato in pedana Epifani, il giovanissimo classe 2009, a cercare i 101 kg dopo l'errore ai 100 kg. In difficoltà, ma la girata è buona, la spinta però decisamente non riesce a tentare di portare a termine il giovane atleta della De Prison di Lecce. Chiude con i 95 kg fatti in prima prova e 172 kg di totale. Bilanciere va a 102 kg per la seconda prova di Mario Nicotra della Cobra Kai, dopo l'errore fatto a 100 kg, il siciliano va a chiederne 102 di chili per il suo secondo tentativo. Veniamo alla valutazione dei giudici, danno prova non valida anche per lui. Il problema nella fase di spinta è che non c'è, come dire, un leggero, anche se pur leggero, abbassamento del corpo sotto al bilanciere nel momento in cui si effettua l'incastro, ma si ha come l'impressione che l'atleta vada a pressare, a cercare con un movimento di braccia andare all'iperestensione dei gomiti, e questo può indurre sicuramente a pensare ad un errore, anche se l'impressione è che sia assolutamente in grado di fare questa misura, deve solamente andare ad effettuare questo movimento di iperestensione delle braccia in modo deciso, in qualche modo cercando di andare leggermente sotto al bilanciere. Intanto bilanciere è a 103 kg perché Nicotra ne ha chiesti 105 per la sua terza e ultima prova, mentre Cristian Tassone in terza prova va a cercare questi 103 kg per andare a consolidare ulteriormente questa sua prima posizione momentanea. La spinta leggermente avanti, ma è veloce a recuperare la posizione Cristian Tassone, per cui chiude con questi 103 kg e 183 kg di totale. Ora, ultima alzata per Mario Nicotra, che rischia di trovare il fuori gara dopo i primi due nulli di slancio a 100-102 kg. Ne ha chiesti 105. Ripeto, non ho l'impressione che non sia un problema dal punto di vista di forza, ma proprio dal punto di vista esecutivo deve cercare di far vedere bene che va ad effettuare un incastro in modo deciso, un'iperestensione dei gomiti in modo molto deciso,
e non dare l'impressione di pressare questo movimento. L'errore questa volta nella girata, anche nel tentativo precedente, Bilanciere rimane sempre molto avanti, è lui che salta in avanti per andare a portarsi sotto il bilanciere. Questa volta il bilanciere rimane un po' troppo avanti per poter consentire all'atleta di poter tentare di andare a recuperare questa posizione, per cui l'errore, terzo errore di slancio. Purtroppo Nicotra, dopo la quarta posizione nello strappo, esce di gara con questi tre nulli nello slancio. E ora inizia la gara in solitaria per Tommaso Protani, che va a chiedere in prima prova i 110 kg dopo i 100 kg sollevati di strappo. Girata estremamente facile, la spinta ancora di più, davvero una alzata in estremo passaggio con estrema facilità per l'atleta della pesistica Pordenone, che quindi con 210 kg ampiamente va a mettersi al collo il titolo di campione italiano juniores 2024. Bilanciere sale intanto a 115 kg per la seconda prova di Tommaso Protani. Portani che lo scorso anno chiuse con 122 kg, si mise al collo la medaglia d'argento nello slancio e il bronzo nel totale con 219 kg. Vediamo quest'oggi se sarà in grado di migliorarsi. Si è migliorato di 3 kg nello strappo dai 97 del fatti a Palermo lo scorso settembre, i 100 kg di oggi. 110 kg fatti con estrema facilità e passa a 120 kg per il secondo tentativo. Infatti sono sembrati decisamente fatti in agilità questi 110 kg in prima prova per l'atleta friulano. Va, questi 120 kg che cominciano a essere invece una misura vicina ai limiti che perlomeno ha dimostrato nei mesi scorsi. Vedremo quest'oggi cosa alla fine cosa sarà in grado di fare. È pronto quindi Tommaso a tentare i 120 kg, questo suo secondo tentativo dell'esercizio di slancio. Molto bella la girata e la spinta, però cede, un po' troppo precipitoso nell'effettuazione dello slancio. Bilanciere che spinge verso la parte posteriore, non riesce l'atleta friulano nel bloccare questa inerzia del bilanciere, lo porta all'errore con questi 120 kg. Anche ovviamente il discorso di non avere dei avversari in questo momento che in qualche modo vanno a dargli un certo tipo di sollecitazione dal punto di vista nervoso. Intanto passa a 123 kg per la terza e ultima prova Protani.
fare almeno quel chilo in più rispetto a quello che ha fatto a settembre a Palermo. Non sembra assolutamente un problema dal punto di vista della capacità di effettuare questi chili per Protani, è un discorso prettamente esecutivo, deve avere un pochettino di tranquillità nel passaggio tra la conclusione della girata e la spinta, proprio per avere quella precisione nella traiettoria da effettuare nella spinta e quindi portarsi a casa senza particolari problematiche questa misura. Riceve le ultime indicazioni da Gigi Grando prima di salire in pedana, appunto andare ad effettuare questo suo terzo e ultimo tentativo di slancio, 123 kg. Speriamo che rimanga ben concentrato a pensare prima di effettuare al meglio la girata e non come gli errori abbiamo visto precedentemente. Leggermente avanti la girata, ma la controlla e questa volta, come vedete, un po' più tranquillo. Forse il fatto di aver avuto una girata un po' più problematica col bilanciere leggermente avanti lo ha portato ad avere un pochettino più di tranquillità nell'effettuazione della spinta e quindi si porta a casa questi 123 kg, 223 kg di totale, 4 kg in più rispetto a quello che ha fatto a Palermo lo scorso settembre. Si chiudono quindi queste prime due categorie al maschile, la 55 e la 61 kg. Ci sarà quindi la pausa con la premiazione ovviamente di queste categorie prima di passare alle due categorie al femminile, la 55 e la 59 kg. Che seguiranno successivamente. Quindi ci prendiamo una piccola pausa e quindi ci risentiamo per quello che riguarda l'inizio delle prossime competizioni. Angela Briganti, società sportiva Rogolinos Dream. Celine Ludovica Delia, Fiamme Rosse. Rebecca Caffo, New Body and Soul. Arianna Menichini, Sport Academy. Daria Cambi, Quisquash 2000. Categoria chilogrammi 59. Roberta Tomasiello, Alfa Era. Marta Barbieri, Società Ginnastica Pavese. Giulia Tarquini, Fiamme Oro. Asia Lucia Colonna, Fiamme Oro. Clara Goncalves, Strength and Academy. Greta De Riso, Fiamme Oro. Grazie. Procediamo adesso con la premiazione, categorie chilogrammi 55 e 61 maschili e proclamazione dei nuovi campioni italiani juniores 2024. Invitiamo il dottor Antonio Urso,
presidente della Federazione Italiana Pesistica, a salire sul palco per la cerimonia di premiazione. Categoria chilogrammi 55, atleta terzo classificato nell'esercizio di strappo, Cristian Di Maria. Atleta secondo classificato, Paride Dragna. Atleta primo classificato, Ettore Antonio Pilato. Grazie. Esercizio di slancio. Atleta terzo classificato, Cristian Di Maria. Atleta secondo classificato, Paride Dragna. Atleta primo classificato, Ettore Antonio Pilato. Grazie. Premiazione per il totale e proclamazione del nuovo campione italiano juniores. Atleta terzo classificato, Cristian Di Maria, con un totale di 187 kg e nuovo detentore del record under 15 nell'esercizio di strappo. Atleta secondo classificato con un totale di chilogrammi 198, Paride Dragna. E con un totale di 210 kg sollevati, primo classificato e nuovo campione italiano juniores 2024, Ettore Antonio Pilato. Grazie. Premiazione categoria chilogrammi 61. Premiazione per l'esercizio di strappo. Atleta terzo classificato, Lorenzo Lavezzi. Atleta secondo classificato, Cristian Tassone. Atleta primo classificato, Tommaso Protani. Grazie. Esercizio di slancio. Atleta terzo classificato, Francesco Junior Parisi. Atleta secondo classificato, Cristian Tassone. Atleta primo classificato, Tommaso Protani. Grazie. Premiazione per il totale e proclamazione del nuovo campione italiano juniores 2024. Atleta terzo classificato con 174 kg, Lorenzo Lavezzi. Atleta secondo classificato con un totale di chilogrammi 183, Cristian Tassone. E con un totale di 223 kg, nuovo campione italiano juniores, categoria chilogrammi 61, Tommaso Protani.
Grazie. Invito i ragazzi di Alex a salire sul palco, per favore. Adesso intendiamo onorare la memoria di Alex Brunello. Un minuto di raccoglimento in sua memoria, tutti in piedi. Grazie a tutti, invitiamo il presidente Antonio Urso a salire sul palco, grazie. Grazie. Io credo che dalla scorsa settimana ci siamo fatti tutti la stessa domanda. E la domanda è perché? Perché una tragedia così, così forte, così impattante? E cerchiamo tutti umanamente di dare una risposta, ma una risposta non c'è. Non ce la può dare la religione, non ce lo può dare la filosofia, non ce lo può dare la psicologia, non ce lo può dare nessuno, non c'è una risposta. Quando succedono eventi del genere, quando succedono eventi del genere a persone come Alex, non c'è una risposta. Però inevitabilmente noi ci abbiamo a che fare con questa situazione, la viviamo male, perché poi l'umano, quando non sa darsi una risposta, queste le situazioni le vive male, le viviamo con tristezza, le viviamo con un senso di abbandono, e lo capisco bene cosa può essere per la famiglia questa non spiegazione, perché non c'è una spiegazione. E allora bisogna, secondo me, fare un piccolo passaggio importante.
Il passaggio sta nel fatto che poi nella vita noi facciamo delle cose. Alex ha messo su una palestra, ha tirato su degli atleti. La palestra è una cosa. Ha fatto anche dell'altro, no? Si è preoccupato di fare anche tantissime altre cose. Ma le cose fanno parte delle cose, non hanno poi così grande valore, hanno un valore quantitativo. Ma... E allora, quando succedono eventi del genere, credo che tutti noi dobbiamo prendere in carico un particolare. E il particolare è il modo con cui sono state fatte le cose, che ha valore assoluto, più delle cose. E il modo con cui sono state fatte le cose credo che sia per tutti noi un grande esempio di abnegazione, un grande esempio di volontà, di determinazione. E allora diciamo che il suo modo di fare le cose sono un esempio. È un esempio che deve ricadere su tutti noi, sugli adulti in maniera particolare, perché dobbiamo prendere questi esempi e farli diventare un'eredità. Dobbiamo trasmettere ad altri la stessa passione, la stessa voglia, la stessa volontà, ma lo dobbiamo fare. Perché altrimenti l'esempio non ha più valore, diventa una cosa. E se tutti noi non riusciamo a trasmettere ai giovani questa voglia, questa determinazione di lottare per la vita e per le cose della vita, abbiamo fallito. La tragedia non ha insegnato nulla. E allora, grazie Alex, a nome per mio personale, di tutta la FIPE, di tutto il mondo sportivo italiano, del mondo universitario, grazie ad una persona che ha veramente dato tanto a questo mondo, personalmente lo ricorderò con un infinito affetto. Grazie. Come abbiamo fatto prima, abbiamo fatto 5. Non ce l'hanno, 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 non ce l'hanno. Bene, dobbiamo ricominciare. Quindi fra 5 minuti riprenderemo con la competizione.
iniziamo con il primo campione maschile di giornata, campione italiano juniores, Ettore Pilato. Allora Ettore è andato alla grande, peccato per i 118 di slancio. Abbiamo lavorato molto sullo slancio, anche sullo strappo, perché è stato il mio esercizio, però molto di più nello slancio. Però oggi è andata così. Abbiamo portato a casa questo risultato. Comunque i 2,10 di totale, sei soddisfatto di questo risultato? Sì, sono soddisfatto, oggi è andata così. Però... Allora, 118 di slancio quando li facciamo? Speriamo di fare ancora di più, perché il 118 è solo una tappa per andare avanti. Quindi appuntamento alla prossima finale, che 2024 ti aspetti? Un 2024 pieno di risultati positivi, spero, di fare gare belle. Grazie Ettore, complimenti. Grazie. E siamo con il campione juniores della 61 kg, Tommaso Protani. Tommaso, hai fatto gara da solo praticamente, 223? Purtroppo sì. 40 kg al secondo, comunque sei dei tuoi 223, sei soddisfatto? Sono abbastanza soddisfatto, però ho cercato di dare il massimo che potevo, sicuramente. E soprattutto l'atmosfera che si è creata in ricordo del... Scusate, il ricordo di Alex mi ha fatto spingere un sacco. E il ricordo di Alex che diceva proprio: niente ti fa sentire meglio come un bello strappo, e tu oggi hai portato a casa 3 prove di strappo, una meglio dell'altra. Sì, esatto. Direi che parla apposta. Oggi lo strappo è andato alla grande per te. Sì, sì, è vero. Sono davvero felice. Scusatemi se non trovo le parole, che non so come esprimere quello che sto provando. Ma spero che si possa capire, si riesca a comprendere. Eravamo tutti davvero affezionati, parlo in nome della mia palestra, e siamo davvero felici di questa gara e di poter dare per qualcuno, e basta. Alex era con te, insomma, sul podio con le tue 3 medaglie d'oro. Alex era con te. Sarebbe, spero sia felice, ecco. Sì, sicuramente mi darebbe la sua "grande Tommy", e questo mi fa davvero pensare e spingere sempre. Tommaso, il tuo 2024 come te lo aspetti, come te lo stai preparando? A dire il vero, spero di migliorare sempre la mia esecuzione, la mia forza, e raggiungere la mia perfezione in questo momento, in questa categoria, perché come ricorda il mio allenatore, la perfezione ovviamente è un limite che ci imponiamo noi stessi, quindi voglio spaccare questi limiti e arrivare alla perfezione. Complimenti Tommaso, grazie mille. Grazie mille.